è la bellissima Ambra Vattilana, molestata da un celebre produttore cinematografico, 72enne, sposato con 4 o 5 figli, un grande produttore cinematografico, vi lascio l'articolo nel riassunto di questo video. E che allora questo grande produttore cinematografico, il cui nome lo vedrete nell'articolo, che ha fatto? Ha convocato la bella Ambra Vattilana, che è stata una grande Miss in Italia, è stata una grande Miss, bella, l'ha convocata nel suo studio per organizzare una partecipazione a un film. E chi ha fatto questo cretino? Ha palpato il seno alla bella Ambra Vattilana, bella, e poi le ha sollevato la gonna. E lei che ha fatto? L'ha denunciato, adesso la storia sta su tutti i giornali. Allora questo grande produttore vuol dire che è pieno di quattrini, produttore, produce, pieno di quattrini, è un cretino, perché non si fa così, non è che si fa così. Se per esempio io ero al suo posto, se io ero al posto di questo grande produttore cinematografico e volevo concupire, volevo fare qualcosa, che è maggiorenne tra l'altro, che sia chiaro, Ambra Vattilana è maggiorenne, capito, è maggiorenne, e io gli dicevo: Ambra Vattilana, sei tanto bella, io ti do una bella parte in un mio prossimo film, però tu devi essere tanto gentile con me. Allora Ambra, non c'è niente di male, no? Dire devi essere tanto gentile con me, no? La gentilezza non si nega a nessuno. Allora Ambra Vattilana rispondeva: sì, ma che cosa intende lei per essere gentile? E allora io avrei risposto: devi essere tanto gentile. E pensaci tu, Ambra, che cosa vuol dire essere gentile? Allora Ambra Vattilana di nuovo chiedeva: va bene, ma che cosa vuol dire essere gentile? Pensaci tu, quando avrai capito cosa vuol dire essere gentile, allora riprendiamo il discorso della produzione cinematografica. Ecco cosa avrei fatto, cari amici. E poi la bella Ambra Vattilana, se le veniva proposta una parte buona in un film, ci pensava a che cosa vuol dire essere gentile, capito? Ci pensava. E poi andava dal produttore e diceva: sì, ho capito cosa vuol dire essere gentile, va bene, voglio essere gentile. Ecco qua, cari amici, come si fa questo mondo. Dovrebbero tutti venire a scuola da Serafino Massoni, pure questo grande produttore cinematografico, va bene, cari amici, e soprattutto dovrebbero tutti leggere quest'opera. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.